Radio Radicale, siamo con Valentino Valentini, deputato di Forza Italia, per commentare questo assassinio dell'ambasciatore italiano in Congo, Attanasio, di un carabiniere, che avviene in un momento particolarmente difficile per il Congo, che noi ricordiamo è stato uno dei primi paesi decolonizzati, che visse per primo una guerra civile con Lumumba nel 61 e che poi negli anni 90 ha vissuto un altro dramma che è più grande di una guerra mondiale. Oggi vediamo che il paese è sconvolto da violenza, da Ebola, dal terrorismo islamico. Che cosa sta succedendo? Beh, innanzitutto, prima di addentrarci in un'analisi geopolitica, volevo esprimere tutto il cordoglio che è di tutti noi, ma è un cordoglio che credo tutti noi sentiamo profondamente per l'ambasciatore, per il carabiniere, per l'autista. E dire anche che questa scomparsa ci tocca profondamente perché mette in evidenza che molto spesso c'è un'attività da parte di alcuni servitori dello Stato, da parte ad esempio della Farnesina, che spesso viene rappresentata con degli schemi, non so, un mondo paludato, la vita agiata in chissà quali saloni. In realtà gran parte dei nostri diplomatici svolgono la loro attività in condizioni difficili, con ristrettezze, con grande abnegazione, sono sconosciuti ai più. E come questi personaggi poi, talvolta sconosciuti, scopriamo e vediamo che sono delle persone straordinarie, che hanno un senso profondo dello Stato e tantissima abnegazione. E quindi, e anche non soltanto i nostri ambasciatori, anche i carabinieri, anche tutti coloro che spesso tutelano i nostri diplomatici in tutto il mondo, svolgono veramente un lavoro molto molto ingrato a volte, e vorrei esprimere la solidarietà a loro, a tutta la Farnesina, e dire che in loro vediamo un po' quell'Italia che vorremmo rivedere e alla quale tutti ci speriamo. Quindi è veramente un profondo senso di cordoglio. Per quanto riguarda l'incidente in sé, ovviamente credo che abbia colto tutti di sorpresa. Lei ritiene che si tratti di un incidente? Difficile dirlo. Da quello che ho appreso, dalle fonti aperte, io credo che si tratti di un incidente, nel senso di un'aggressione a scopi di Predatori. predatori di vario tipo, perché è un terreno ormai che è soggetto ormai a ogni tipo di predazione. Vediamo che le entità statali, soprattutto nell'Africa subsahariana, nell'Africa centrale, si stanno dissolvendo, vediamo diffondersi sia di bande armate, sia di bande radicalizzate, islamizzate. Quindi è molto difficile capire. Certamente aspettiamo di vedere. Certamente un altro punto che questa, sulla quale dovremmo riflettere, è questo: ormai noi pensiamo che il terrorismo, l'insicurezza, il pericolo sia soltanto in certe zone. Questo ci dimostra che tutti i nostri servitori dello Stato adempiono al loro compito a rischio della loro vita, e questo ci deve, da un lato, far alzare il livello di attenzione, ovviamente, e dall'altro però, come dicevo, cercare di agevolare il lavoro, che è un lavoro importantissimo perché sono i nostri presidi dell'Italia. Cioè, queste persone poi sono là per la cooperazione e lo sviluppo, per le nostre imprese, per l'Italia. Insomma, non è un Club Med che abbiamo in giro per il mondo, abbiamo persone che appunto si mettono in gioco anche con la loro vita. E fatto questa osservazione generale, ancora veramente un cordoglio alla famiglia, che spesso sono le famiglie quelle che poi soffrono di più della vita, nella vita appunto di queste persone. Ci siamo disinteressati troppo dell'Africa. Allora, so che in Africa ci sono anche degli interessi italiani, però quel paese è stato lasciato a se stesso, ad Ebola e a quello che abbiamo visto. E non è un caso, secondo lei, che questo sia accaduto al primo paese decolonizzato, che ha cercato di darsi per primo un ordinamento democratico? Se noi vogliamo dare un senso alla storia e agli avvenimenti, possiamo dire che in fondo non è un caso. Quello che è successo in Africa è ancora peggio, perché da un lato ce ne siamo disinteressati, dall'altro abbiamo cominciato a promulgare tutta una serie di piano Marshall per l'Africa, di grandi progetti che in realtà non avevano alcun interesse
di intervenire realmente sulla realtà africana, e quindi è oggetto o di predazione materiale o di predazione economica, un continente dilaniato e un continente che in realtà è il serbatoio dell'economia, della crescita demografica, della soluzione anche alle pandemie, con il quale dobbiamo veramente fare i conti, dobbiamo cominciare a fare i conti in maniera realistica. Spero che questo cambio di passo anche del nostro paese ci consenta di passare da un atteggiamento nei confronti della cooperazione e dello sviluppo che è fatto di slogan a un atteggiamento molto più concreto. Concordo con la sua analisi e concordo sul fatto che come Italia soprattutto dovremmo ricominciare a fare sentire il nostro peso in questa zona dove i cinesi hanno preso grande spazio. I cinesi hanno preso spazio, dove la Turchia ha preso spazio, dove la Russia si sta inserendo, dove i francesi combattono la loro never ending war, l'operazione Barkhane, l'operazione che sta nell'Africa subsahariana. Purtroppo è fuori dal radar dell'attenzione pubblica e rientra con queste tragedie. Credo che invece si debba di nuovo ripensare in termini più globali anche e soprattutto all'Africa. Bene. La ringrazio Valentino Valentini di Forza Italia.